Durante l'inverno entri nei social e la gente si lamenta che non hai soldi, non hai un lavoro e cornuti ai politici a destra e a manca. Appena arrivi l'estate, riapri i social e i sissi cristiani li trovi ovunque. Sharm el Sheikh, Cuba, Maldive, Saturno. E la domanda viene spontanea, no? Ma com'è possibile che in inverno le moserate travaglio? Che poi ne pare guate, un giorno di travaglio l'hanno fatto male. E in estate avete i soldi per farvi le vacanze. E io, al massimo la vacanza più lunga che ho fatto, lontano da casa, fu a Sira, 5 minuti quando mi va a chiccare la munnizza. La cosa più assurda è che postano le foto pannacarese, ovviamente scattata dall'ultimissimo modello di smartphone che ancora vanni esce. Li vedi su Facebook, fotografia con su scritto con il mio amore mentre ci baciamo durante il tramonto nella spiaggia di Bali e domani altra tappa in Indonesia. Se questo è un sogno, non svegliate. Minchia da ruspigliassi a fossi tombolate da ruspigliassi. Ditemi, ditemi come fate, perché magari raccogliete quei pochi soldi per il biglietto. Pochi. Poi vi pigliate l'hotel con la piscina rinchiusa. Don Perignon insaputata, tutte le attività possibili e immaginabili. E siete sempre senza picciole. Poi tornate e raccontate della vacanza, che è stata bella, ma che vi ha stancato tantissimo. Mischini, stanche su. Tu! E concludete con un no, se ne sono andati troppi soldi. Quali soldi? Quali? Quali soldi non ne avevate? Quali? In inverno mancavi di piccioli che devatti di cioccolata. Manchi i banconote ru Monopoli. E la cosa assurda è che appena fanno comprarlo ti invitano e ti dicono: ragazzi, io alla fine ho tutto. Se proprio dovete farmi un regalo, preferisco ricevere soldi, che per ora non lavoro. E pezzi fango. Ora voi starete pensando: Chris, ma questa tua è tutta invidia. Sì, lo è. Perché quando non avevo un lavoro e non avevo i soldi, al massimo ne state me ne va a Mondello. In casi estremi mi ne vanno vicino a pigliare un caffè. Ma poi posso capire che se ve ne andate ad Agrigento, in Puglia, in Sardegna. Ma come cazzo uccidi in Australia? Sul pubblietto da fare un mutuo. Poi tu te li impari davanti e con tutta calma gli dici: compa, spiegami insomma come fai. Tu non lavori, la tua ragazza è un assente domani. Quest'inverno appiccata attaccavi chi catene sotto il Parlamento per avere un briciolo di dignità. E me lo spieghi come cavenni su 15 giorni in Giappone. E ti risponde: ah, ma ovvio, l'albergo non lo pagavamo, ci ospitavano. Ah, allora scusami, no scusami. E da chi ti mangiasse l'ugna? Come ci sei andato con teletrasporto, che hanno la speed? Come, come? E la cosa più incredibile è che te portano una calamita. Ragazzi, avevamo pochi soldi e abbiamo fatto questo pensierino. Tapotina la calamita, appezzate lato il no frigorifero. Uvedete appena questo inverno, ve lamentate con navete manchi i piccoli pu caffè. Vu giuro vi spugni i ruoti l'aereo. E io, ma non ne posso io. Ma baga camani. Va bene se ci andiamo a prendere un po' di fresco caravanze e noi Aidino. Ma la vasca sta c'è la minchia. Bene. Ma come fate? Come fate? Come?